Beh, oggi siamo venuti a visitare l'azienda Marini che tutti conoscete, sono amici nostri di TVL, però perché siamo venuti? Perché c'è un problema, è nato un problema con questo Covid-19 e con l'interpretazione delle leggi fondamentalmente, perché poi Sara è questo, no? Perché? Perché un'azienda come la vostra è comunque aperta, non è mai stata chiusa. Esatto, sì, diciamo, abbiamo avuto la possibilità di continuare a lavorare fin dai primi giorni di chiusura, sia per quanto riguarda lavori esterni, quindi di campagna, sia come attività di vendita al dettaglio, però vuoi appunto per l'interpretazione del decreto legge, si è trovato qualcuno che magari è stato fermato e magari gli hanno fatto la multa, ecco. Perché praticamente questa risulta come fosse un alimentari poi alla fine, no? Nel senso che uno viene a comprare dei prodotti che sono, può essere il vin santo, può essere il prodotto vino, olio, quello che voi producete. Il problema qual è? Che molte volte succede che a seconda di chi firma la persona che vuol venire qui è sanzionabile o comunque potrebbe essere sanzionato. E questo fondamentalmente non è giusto, perché poi alla fine qui assembramenti è proprio difficile che ci siano. Esatto, abbiamo diciamo, adottato tutti i sistemi, mascherine, guanti per noi che siamo all'interno. Quando è possibile non facciamo entrare le persone, quindi le serviamo direttamente fuori e poi comunque diciamo, l'affluenza non è numerosa e quindi le persone fanno alla svelta a venire, andare via e comprare quello che vogliono. Quindi, allora, riassumendo tutto, fondamentalmente si può venire, quindi la gente non deve aver paura di venire a comprare prodotti locali a chilometro zero, perché comunque i titolari delle varie aziende, ora noi abbiamo parlato specificatamente dell'azienda Marini, ma ce ne sono anche altre che fanno vendite a chilometri zero, rispettano le regole, stanno attenti a quello che viene fatto in azienda, perché i primi a volerlo penso siano proprio loro. Esatto, sì, indubbiamente.